Centro Ginnico Eterea a Lanciano che si conferma fiore all'occhiello d'Italia con la partecipazione alle più importanti e prestigiose competizioni di ginnastica ritmica federale gold a livello nazionale, continuando a collezionare successi in anni di lavoro, sudore, allenamenti. Lo scorso anno nel campionato di specialità gold l'Eterea si è qualificata alla fase nazionale con le ginnaste Alice Caldora, vice campionessa italiana al nastro nel 2016, e Michela Ciccotelli, entrambe rientrate nella finalissima tra le migliori 6 ginnaste specialista di tutta Italia, e concludendo così il campionato nazionale con il 4° e il 5° posto. Anche nell'attuale stagione agonistica i successi sono arrivati immediatamente. A Campobasso, dove si è svolta la fase interregionale del prestigioso campionato di specialità gold, l'Eterea ha collezionato ben 3 medaglie d'oro: Alice Caldora, campionessa alle clavette nella categoria senior, Michela Ciccotelli, campionessa senior alla palla, Aurora Silveri, campionessa junior 1 alla fune. Un palmarès completato da un argento e un bronzo conquistati da Diletta Innaurato alla palla e alle clavette. Anche la ginnasta Sara Chiarini si è qualificata per le nazionali al nastro. E quest'anno l'Eterea si qualifica alle nazionali con ben 5 ginnaste, staccando il pass per l'appuntamento di Foligno in programma sabato 23 novembre. Allieve agli ordini di Adriana Taddeo, qualificato tecnico federale della Federazione Ginnastica d'Italia e giudice nazionale. È da quest'estate, da inizio stagione, che stiamo cercando di centrare la qualificazione, quindi questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Adesso c'è la fase nazionale e stiamo facendo più che altro, oltre un lavoro tecnico, anche un po' un mental training, perché dico alle ragazze che lo sport non è solo, cioè non si basa solo sull'arrivismo, sull'idea del successo, ma soprattutto sulla volontà di dare il meglio di sé, quello che voglio da loro per la tappa nazionale. Vogliamo portare in alto il nome di Lanciano, l'abbiamo già fatto con queste numerose medaglie, siamo la società di ginnastica ritmica che a Lanciano arriva così in alto, e quindi siamo felicissime di questo. Vogliamo portare onore alla città di Lanciano in questo sport bellissimo, e lavoriamo duro e speriamo, ecco, di almeno di spiccare tra, insomma, tutte le migliori 20-25 ginnaste specialiste in tutta Italia, quindi veramente orgoglio grandissimo per Lanciano essere così in alto. Sono Alice Caldora, la più grande del gruppo, e volevamo ringraziare la nostra allenatrice Adriana Taddeo e il presidente della società Ottavio Sacco, che ci hanno sostenuto in ogni momento, e cercheremo di mettercela tutta e di dare il meglio a questa nazionale per portare in alto anche il nome della città di Lanciano.